Buongiorno e buon inizio di settimana dal TG6. In apertura parliamo di Covid e vaccinazioni. Il direttore del Dipartimento di Microbiologia e Virologia dell'Ospedale di Pescara, Paolo Fazzi, ha confermato ai nostri microfoni il buon trend dei contagi in queste prime 3 settimane di zona bianca e conferma come finora la variante Delta non sia presente in Abruzzo. Vediamo. Da 3 settimane in Abruzzo si conta un calo netto dei contagi da Covid-19. Questo anche grazie all'arrivo della bella stagione. Ma il dottor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale civile di Pescara, predica calma data l'esplosione della variante Delta, che fortunatamente nella nostra regione ancora si manifesta. I numeri sono veramente confortanti, il caldo fa funzionare meglio il nostro sistema di immunità innato che non fa penetrare il virus. Il virus però può rimanere sulle nostre mucose e quindi noi, cioè chi alberga il virus, può essere un portatore sano. Quindi d'estate questo virus, che è un virus da raffreddamento, così come tutti gli altri virus da raffreddamento, non scompare del tutto, non manifesta se stesso sotto forma di malati e di decessi. Però circola per traslarsi in un periodo a lui più conveniente, che è quello dei primi freddi, quindi diciamo dall'autunno avanzato, ecco. E quindi dobbiamo stare sicuramente attenti, anche perché purtroppo alle porte c'è la variante Delta. Fino alla settimana scorsa non avevamo casi in Abruzzo, noi. I casi o quelli diciamo sospetti li facciamo genotipizzare e non mi risulta che ci siano stati casi, a meno di situazioni recentissime. Il dottor Fazzi è intervenuto poi sulla campagna vaccinale affinché si continui a buon ritmo per evitare il dilagare delle varianti. Non solo bisogna vaccinarsi, bisogna vaccinare possibilmente tutti i soggetti dai 12 anni in su. Io mi arrivano parecchie telefonate da parte di genitori spaventati o premurosi che dicono: faccio o non lo faccio il vaccino, mio figlio ha 15 anni, 16 o okay. Che. La vaccinazione è un immunoprofilassi attiva ed è una pratica che viene seguita per la salvaguardia della collettività. Poi vai a salvaguardare anche te stesso, però la salvaguardia della collettività. Quindi nell'arco di pochi mesi dovremmo fare uno sforzo e vaccinare tutti. 3 persone, tutte extracomunitarie, sono state denunciate all'autorità giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione e migliaia di capi di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, che nell'ultimo fine settimana hanno portato a termine 2 operazioni. La prima presso un esercizio commerciale gestito da un cittadino straniero, dedito alla vendita, all'ingrosso e dettaglio di abbigliamento per bambini, trovato in possesso di circa 300 articoli riportanti loghi contraffatti di personaggi televisivi e o legati al mondo del gaming. Nella seconda, i militari hanno intercettato invece un cittadino senegalese che aveva appena ritirato da un corriere un pacco sospetto proveniente dalla Turchia, all'interno del quale venivano rinvenuti un centinaio di capi di abbigliamento contraffatti. L'attività estesa all'abitazione dell'extracomunitario permetteva di rinvenire e sottoporre a sequestro complessivamente circa 4.500 articoli recanti marchi contraffatti dei più noti brand nazionali ed internazionali. Ed ora ancora una news, un 28enne pregiudicato di Sant'Omero è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, che hanno così eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio emessa dal GIP di Teramo su richiesta della procura. Il giovane lo scorso 27 aprile a Sant'Egidio alla Vibrata aveva investito un 39enne originario di Ascoli. Le indagini dei carabinieri e l'esame dei filmati di videosorveglianza hanno consentito di appurare che l'investimento non aveva natura accidentale. A seguito di una lite tra i due per futili motivi, il 28enne ha tentato per 7 volte di investire l'altro uomo, riuscendovi all'ultimo tentativo.
E noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Da questa mattina a Teramo sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Duomo nelle parti lesionate dall'ultimo terremoto. Un intervento da 2 milioni di euro che metterà in sicurezza il campanile e le due facciate. Ad inaugurare il più importante cantiere della città è arrivato il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ormai è chiaro a tutti, a Teramo la ricostruzione è davvero partita. Il cantiere più importante della città sta prendendo forma, 2 milioni di euro per ristrutturare il campanile e le facciate dell'antica cattedrale teramana. Ad inaugurare l'avvio dei lavori è arrivato il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, che ha ricordato quanto sia stata efficace la procedura di semplificazione da lui fortemente voluta per dare il via al recupero degli immobili lesionati dal terremoto del 2016 e del 2017. Il Duomo di Teramo ne è la dimostrazione. Finalmente si parte, un segnale importante, la cattedrale, la bellissima cattedrale di questa città, alla cantierizzazione che oggi si avvia, seguirà la fase vera e propria di avvio dei lavori fra alcune settimane. Ed è questa iniziativa, questo evento, un nuovo tassello, diciamo così, verso l'avvio di un programma molto vasto per questa città. L'ordinanza speciale che abbiamo adottato sulle scuole, tutte le scuole danneggiate, e sul municipio di qualche settimana fa, l'ordinanza speciale in deroga per l'ATER, per gli edilizi residenziale pubblica che attendono di essere ricostruite da troppo tempo e che bisogna procedere in modo più spedito di quanto fino a questo momento sia stato fatto, e poi la ricostruzione privata che sta procedendo a ritmi finalmente sostenuti. Insomma, le norme di semplificazione e accelerazione emanate nei mesi scorsi cominciano a dare frutto. È certamente questa notizia che ci è pervenuta da parte degli organi competenti, in modo particolare dell'USR, di poter iniziare, di benedire oggi il cantiere, e credo che sia veramente un grande dono, un grande segno di speranza, non soltanto per la Chiesa, perché certamente il Duomo con le sue ristrutturazioni sarà ancora reso più efficiente nella sua realtà un po' strutturale, ma anche un segno di una comunità che vuole davvero ripartire, che soprattutto in questo tempo anche di emergenza sanitaria, ma anche dopo l'esperienza del terremoto. Ci auguriamo che anche i tempi tecnici rientrino in quelli previsti, in modo tale che, a Dio piacendo, l'anno prossimo possiamo riavere la cattedrale tutta per noi, nel senso di una cattedrale che non ha più quei problemi legati agli eventi del terremoto, ma che sia agibile in tutte le sue dimensioni. È stata confermata la data del 3 luglio come avvio dei saldi estivi nella nostra regione. Dal prossimo anno però si dovrebbe andare verso una data unica con le regioni confinanti. Vediamo. Partiranno ufficialmente sabato 3 luglio i saldi estivi in Abruzzo. Nei giorni scorsi si era paventata l'idea di un rinvio alla fine del mese, ma dopo la riunione di questa mattina tra le associazioni di categoria si è arrivati a confermare la data nazionale del 3 luglio, dato che per uno slittamento a questo punto non ci sono i tempi sufficienti. Sempre nel corso della riunione si è deciso che dal prossimo anno potrebbe esserci però lo slittamento a fine luglio, addirittura inizio agosto, come accaduto già da quest'anno in Puglia, regione che ha puntato molto sullo shopping da affiancare al turismo come base per la ripartenza post-Covid. Noi pensiamo che il saldo sia un saldo di fine stagione e debba essere affrontato nella fine luglio, ma soprattutto nel mese di agosto. Il saldo del 3 è stato pattuito a livello regionale, anche in accordo con la conferenza Stato-Regioni, ed è uscita questa data. L'assessore oggi ci ha chiamato per chiedere se siamo disponibili a rivedere la data di saldi, e noi diciamo comunque sì, che siamo disponibili, a condizione che questa data sia una data di carattere nazionale, perché altrimenti il danno sarebbe maggiore di quello di fare il saldo il 3 di luglio, per cui sì al posticipo, sì alla data nazionale. Anche c'è un altro dubbio, che se la data nazionale non cambia, comunque il 3 il saldo online partirà, danneggiando quelle regioni che andranno a posticipare il saldo. E la Puglia non è l'Abruzzo, per cui la Puglia ha 10 milioni di
di turisti e ha 400-500 metri lineari di regione che non danno la stessa possibilità al consumatore abruzzese di andare a fare l'acquisto per esempio in una regione limitrofe. Quindi se l'Abruzzo dovesse partire con una data differenziata rispetto a Marche, Lazio e Molise, si potrebbe creare il danno che il consumatore, approfittando di una giornata bella, vada a fare shopping nelle regioni limitrofe. Il Comune di Pescara e l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio hanno firmato un accordo per la riqualificazione delle aree antistanti l'Ateneo. Vediamo. Firmato in municipio a Pescara l'atto di convenzione con la quale l'amministrazione comunale ha ceduto all'Università D'Annunzio un'area adiacente il sito universitario di Viale Pindaro. L'Ateneo potrà quindi ampliare i propri spazi e le relative pertinenze, realizzando però a proprie spese la costruzione del cosiddetto corridoio verde, strada di collegamento dalla lunghezza di circa 500 metri fra via Plauto e la rotonda del Tribunale, che percorrerà parallela alla stessa Viale Pindaro. La spesa è di circa 1.300.000 euro per questa prima operazione. L'auspicio è che questo possa contribuire ad alleggerire i volumi di traffico incidenti sulla zona. Un cambiamento radicale dei luoghi pubblici della città finora trascurati. Il transito nel nuovo corridoio verde però sarà consentito solo alla mobilità leggera. È questa la forza della nostra città, soprattutto in questo periodo, la capacità di trovare equilibri tra le varie istituzioni per far crescere Pescara. In questo caso consegniamo all'università un'area che è stata da decenni abbandonata e realizziamo un corridoio verde proprio a disposizione dei giovani, degli studenti, di coloro che frequentano la nostra università, perché l'Università di Pescara si distingue a tutti i livelli, ma noi cerchiamo di migliorare anche la qualità della vita degli studenti e soprattutto cerchiamo di fare in modo che questa città sia sempre più attraente, sempre più godibile per le persone che la frequentano. Sicuramente questo è l'inizio di un ampliamento di Viale Pindaro della nostra sede di Pescara. Devo dire che noi abbiamo posto una particolare attenzione alla sede proprio della città di Pescara, perché in passato non è stata valorizzata molto, si sono fatti tanti progetti ma realizzazioni poche, per cui noi siamo partiti e abbiamo fatto un piano di ristrutturazione della sede nell'interno degli impianti. Adesso sistemeremo il corridoio verde per il nuovo ingresso a Viale Pindaro con grazie alla collaborazione con il Comune. Questo è un vecchio accordo che c'era ma nessuno lo metteva in atto. Finalmente col sindaco Masci siamo riusciti a mettere a punto il sistema e quindi questo è solamente il primo passo di quello che farà l'Università per la sede di Pescara. A Teramo torna la poesia, il cinema e il teatro con il Maggio Fest. È il primo festival culturale di valenza regionale a ripartire in Abruzzo. Un programma di eccellenza curato dal regista Silvio Araclio che si articolerà tra giugno e settembre. Vediamo. Al via Teramo la 29esima edizione del Maggio Fest con appuntamenti dedicati alla poesia, al cinema e al teatro. È il primo festival culturale a ripartire in Abruzzo, un'edizione particolare che si articolerà tra giugno e settembre, un programma di eccellenza che porterà in città volti noti e anteprime cinematografiche, il tutto sotto la direzione artistica del regista Silvio Araclio. Quest'anno un'edizione molto particolare perché potenzialmente abbiamo spostato le date tra giugno e settembre con una via parentesi estiva. Partiamo il 23 giugno con il segno di Dante, con Vitanova, sono 8 sonetti nelle trasposizioni di Daniele Attanasio, che è una poeta che si conosce anche a Teramo, però poi andiamo a luglio, anche qui con Dante, 3 luglio, Piazza Sant'Anna alle 9, Inferno, nell'edizione rivisitata della nuova pellicola sonorizzata da Edison Studio, la pellicola del 1911, quindi una pellicola muta, e a seguire omaggi festeggianti, il primo un ricordo di Nino Manfredi a 100 anni della scomparsa, sempre a Piazza Sant'Anna, con Pane e cioccolata di Brusati, che è una delle pellicole più diverse, in qualche modo più drammatiche del grande attore. Omaggi festeggianti ancora il 7 e l'8 alla sala dello Smeraldo, e qui invece
invece abbiamo un gran ricordo di Alida Valli con uno straordinario film, docufilm che è Alida, dell'anno scorso presentato, penso lo porteranno anche a Venezia quest'anno, poi a seguire Senso di Visconti, il giorno dopo invece ricordiamo un'altra grande attrice italiana amata anche in tutto il mondo, Giulietta Masina, anch'essa a 100 anni, e quindi un omaggio della morte, con una coppia restaurata della Cineteca di Bologna, Giulietta degli Spiriti. A sostenere economicamente e logisticamente questa bella edizione del Maggio Fest hanno concorso le maggiori istituzioni cittadine, il Comune e la Provincia di Teramo, la Fondazione Tercas, il BIM e l'Università, perché è dalla cultura che riparte il vivere insieme. Celebrata ieri sera a Miglianico la prima edizione di Poeta Mi, rassegnazione di poesia che contiene al suo interno il premio dedicato alla memoria del giovane poeta miglianichese Paride di Federico. Ospite d'onore della serata, Davide Rondoni. Alfredo Primante. Quando anche tu ti fermerai in questo grande autogrill e il viso stanco vedrai rapido sui vetri, sull'alluminio del banco, sarà una sera come questa, che nel vento rompe la luce e le nubi del giorno, sarà un grande momento, lo sapremo io e te soli. La Lexio Magistralis del professor Davide Rondoni ha tenuto a battesimo la prima edizione di Poetami a Miglianico, con la quale il paese sulle colline del Chietino punta a diventare borgo in poesia. La dissertazione di Rondoni, tra citazioni di Dante, Ungaretti e D'Annunzio e suoi componimenti, ha affrontato il ruolo della poesia e dell'arte nella società, partendo da una domanda: a cosa serve la poesia? E la risposta qual è? Che non serve a niente, come tutte le cose importanti. Cosa serve l'amicizia, cosa serve l'amore, cosa serve il dolore, cioè le cose importanti della vita non le misuri perché servono a qualcosa, o meglio, servono a qualcosa di profondo che non si può misurare. Sulla facciata della Casa delle Monache Sant'Anna, Rondoni ha inciso i primi versi di un componimento che si costruirà con il divenire di Poetami. Questo edificio e la piazza antistante saranno il cuore pulsante culturale del paese. Qua verrà installata una biblioteca nell'ultima parte che stiamo restaurando con un po' di fatica, ma ce la faremo a breve perché abbiamo già stanziato i fondi per recuperare quest'ultima parte. Nel corso della manifestazione sono stati premiati anche i partecipanti alla 12ª edizione del premio intitolato alla memoria di Paride di Federico, riconoscimenti alle poesie scritte dagli alunni delle scuole primarie e secondarie e poi ai componimenti editi ed inediti provenienti da tutta Italia. Spettatore dell'inesorabile discesa, scorgi in trasparenza il vuoto lasciato dal tuo passato. C'era la volontà un pochino di abbracciare un po' tutto il ventaglio degli appassionati e cercare, insomma, per quanto le nostre possibilità, di creare un luogo, un'occasione, un appuntamento che fosse portatore, insomma, sia di incontri e magari ci auguriamo anche di qualche possibilità. Abbiamo deciso fin dal primo mandato di costituire la Commissione Cultura che ci aiuta in tutte le attività di questo tipo e quest'anno l'abbiamo coinvolta pienamente anche nella selezione dei lavori di poesia e nel giudizio finale, nella formazione della classifica finale. Per le poesie inedite, prima classificata non è Deriva di Franco Fiorini. Per le poesie edite, primo classificato Valerio Di Paolo con Diario di Bordo. Premio speciale a Domenico Ruggero, autore della raccolta L'infinito di noi. Tra gli eventi programmati in vista della festa di Santa Maria delle Grazie a Teramo è stata inaugurata 2 giorni fa una mostra nel chiostro del convento dal titolo San Francesco e il Cantico delle Creature. Vediamo. E nell'ambito della festività di Santa Maria delle Grazie, la compatrona di Teramo, che è una festa molto sentita dai teramani, nel chiostro del convento si tiene una mostra di pittura dedicata a Francesco d'Assisi, quindi siamo nell'ambito sempre francescano, e il Cantico delle Creature. Il Cantico delle Creature, quindi un tema molto particolare e ampio che può dare la possibilità a chiunque di parteciparvi. Per la città di Teramo è senza dubbio un motivo di orgoglio, ma anche un'occasione per fare il punto della situazione sui tanti che si esprimono attraverso la pittura,
E anche per tornare a un minimo di socialità dopo questi duri anni, questo duro anno e mezzo di pandemia, quindi la festa della Madonna delle Grazie e le sue iniziative proposte da questa benemerita associazione non possono che essere molto gradite all'amministrazione comunale e nel segno della ripresa e di tutte le altre attività che in questa città e questo nostro comune promuove per l'estate e non solo. Siamo partiti con i festeggiamenti, per la verità già erano partiti dal 20 maggio con la Riccitella, della festa della nostra padrona della città, una festa secolare, una festa sentita anche dai cittadini, che se ne possa dire, perché abbiamo visto che quest'anno c'è stata più partecipazione e più collaborazione anche nell'acquisto dei biglietti, perché come sapete la festa si finanzia esclusivamente con il biglietto alla lotteria e quest'anno c'è stata una buona risposta. Siamo alla pagina dello sport. Lunedì prossimo il termine inderogabile per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Vediamo la documentazione, gli importi e anche i criteri per eventuali ripescaggi o riammissioni. Jacopo Forcella. Una settimana per preparare e presentare la documentazione per la Lega Pro. Lunedì prossimo infatti scade il termine per le formazioni che hanno diritto di partecipare al terzo campionato nazionale. Il deposito della domanda di ammissione entro il termine ultimo è inderogabile e posto a pena di decadenza. Pertanto la sua inosservanza determina la mancata concessione della licenza nazionale per il campionato di Serie C. Vediamo quali sono gli step principali, specie dal punto di vista economico, che le 60 squadre dovranno fare da qui a lunedì prossimo. Innanzitutto avranno l'obbligo di depositare a pena di decadenza presso la Lega Pro, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato di Serie C contenente la richiesta di concessione della licenza nazionale. Ai fini dell'ottenimento di questa, le società devono provvedere al versamento della quota associativa alla Lega Pro e alle quote di partecipazione al campionato. Contestualmente alla domanda di ammissione dovranno essere depositati i titoli di pagamento. L'importo dovuto ai fini dell'ammissione per la stagione sportiva 2021-2022 è costituito da una quota associativa di 5.000 euro e da una quota di partecipazione al campionato di Serie C di 55.000 euro, totale 60.000 euro. Per le sole società sportive non associate alla Lega Pro nella stagione sportiva 2021 è previsto il versamento di un'ulteriore quota straordinaria di prima partecipazione. I 5.000 euro vanno versati contestualmente al deposito della domanda di ammissione al campionato entro e non oltre il 28 giugno, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Pro, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Lega. I restanti 55.000 tramite bonifico bancario sul conto corrente della Lega Pro in 10 ratei di 5.500 euro ciascuno, con scadenza il giorno 28 di ogni mese a partire dal luglio 2021 e con termine aprile 2022. Poi c'è il deposito dell'originale della garanzia a favore della Lega, che va fornita esclusivamente attraverso fideiussione, di un importo pari a 350.000 euro. Per quanto riguarda questa fideiussione non si potranno effettuare operazioni di compensazione con eventuali crediti esistenti presso la Lega, con utilizzo di saldi attivi della campagna trasferimenti o con altri crediti. Infine va depositata presso la Lega Pro un'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti, che attesta l'assolvimento del pagamento di tutti i debiti maturati nei confronti di società affiliate alla FIGC e di tutti i debiti derivanti da pronunce arbitrali. Una settimana di fuoco dunque per chi ha intenzione di disputare il campionato e anche per chi, con la vittoria dei playoff di Serie D in tasca, aspira ad essere una di quelle promosse in Lega Pro tramite ripescaggio. In quest'ultimo caso è di poche ore fa il tanto atteso documento che regolerà l'integrazione degli organici dei tre gironi. Vanno sottolineati a questo proposito tre aspetti. Il primo è l'ordine della chiamata in C, che riguarderà una squadra B, quindi un club che ha preso parte alla Serie D, e poi una squadra retrocessa dalla C. Altro aspetto da sottolineare è quello riguardante i costi, pari a 300.000 euro da versare come contributo straordinario alla FIGC, quindi la domanda da presentare. Poi
poi si passa ai criteri. Il primo punto è quello riguardante la classifica finale, che incide per un 50%. Ogni squadra retrocessa ha totalizzato i rispettivi punti nei vari gironi. Nel caso dei gruppi A e B a 20 squadre, i punti vanno moltiplicati per un coefficiente, visto che del gruppo C l'esclusione del Trapani ha prodotto un minor numero di partite. Poi entra in gioco la tradizione sportiva, con coefficienti e punteggi assegnati in base alla partecipazione ai campionati professionistici. Altra storia per chi ha disputato l'ultima Serie D. Ai fini dell'integrazione dell'organico del campionato di Serie C sarà utilizzato il seguente regolamento. Le 9 squadre vincenti la finale dei playoff di ciascun girone saranno inserite in una graduatoria finale sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori: media punti in classifica di ciascuna squadra che avrà vinto la finale di playoff del girone al termine della regular season, alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso giovani di valore che avrà vinto la finale dei playoff verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10, alle squadre classificatesi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso giovani di valore che avranno vinto la finale di playoff di girone verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,05. In caso di parità di punteggio fra le società, prevarrà la società con la migliore posizione in classifica in ciascun girone al termine della regular season. Ci vorrà, con ogni probabilità dunque, anche buona parte del mese di luglio per capire chi ci sarà e chi invece dovrà salutare il professionismo. Scendiamo di categoria, un rigore segnato da De Gidio a inizio di ripresa consegna al Castelnuovo l'ultimo derby stagionale in casa del Giulianova. Vediamo. Una partita destinata allo 0-0 viene decisa da una ingenuità del portiere del Giulianova, Mora, che regala il calcio di rigore al Castelnuovo trasformato da De Gidio e che fa aumentare rimpianti per il mancato accesso alla zona playoff dei neroverdi di Guido Di Fabio, uno dei tanti ex di questa sfida. I giallorossi di Leonardo Bitetto chiudono al terzultimo posto in classifica una stagione tribolata nella prima parte, riscattata dopo il giro di boa, derby che si è giocato sotto un'afa asfissiante con gli ospiti alla settima gara in 14 giorni, esordio tra i pali del Castelnuovo del classe 2003 Giulio Porrini, tra gli ex Terrenzio e Casimirri, mentre Lorenzo Emili non è neppure in panchina. Ospiti più intraprendenti nella prima metà dei primi 45 minuti di gara, quando colpiscono anche un palo con un bel tiro a giro di Manari, a cui replica il Giulianova con un paio di insidie, prima con Barlafante, poi con Danna. Legno anche per i locali, in realtà si tratta di un traversone lungo di Ancinelli che Porrini battezza fuori, ma la sfera colpirà la parte superiore della traversa. L'incontro si decide nella ripresa al sesto, quando Mora frana su De Gidio all'inseguimento di un pallone imprendibile per tutti, rigore ineccepibile che Manari vorrebbe calciare, ma De Gidio fa cenno al compagno di squadra che dal dischetto andrà lui stesso per la battuta, spiazzando alla fine l'estremo giallorosso. Il Castelnuovo accusa la fatica delle 7 partite in 2 settimane, mister Di Fabio inserisce forze fresche, così come farà Bitetto dall'altra parte. I giallorossi il gol del pari lo meriterebbero in almeno 3 circostanze: la prima al 23esimo con Danna su una mezza indecisione di Giulio Porrini, poi al 43esimo con De Cerchio che scarica centralmente consentendo al giovane portiere neroverde di esaltarsi, infine la palla gol più clamorosa capita a Barlafante al 45esimo su assist di De Cerchio, in mezza rovesciata da 2 passi, non prende la porta. Finisce così dunque il derby tra le due formazioni teramane del girone F della Serie D. Da capire ora quale sarà il futuro del Giulianova. I tifosi non vorrebbero rivivere un'altra stagione così, mentre per il Castelnuovo, dopo aver sfiorato quest'anno i playoff, la società vuol pensare ancora in grande. Calcio a 5 femminile, autentica impresa del Montesilvano che sabato scorso ha battuto Falconara a domicilio per 2-3 e ha conquistato lo scudetto. Una partita iniziata in salita ma sotto subito di 2 gol. La squadra di Sant'Angelo si è ritrovata ed ha clamorosamente capovolto il risultato in una serie di finale dove è sempre saltato il fattore campo. Sergio Zappalorto.
Campione d'Italia, il Montesilvano conquista il suo storico terzo tricolore e lo fa in modo assolutamente tanto splendido quanto impensabile. Presto detto, aveva tutto contro, Falconara al gran completo, ancora Tati, pur se non in condizione nona dopo la squalifica. Pubblico di casa pronto a festeggiare, biancazzurre di nuovo senza Manieri, ma anche prive della fuoriclasse Amparo, entrambe per infortunio, non solo. Montesilvanesi reduci dal KO interno col jolly sciupato in Abruzzo. Non basta, il match inizia in impervia, invalicabile salita. 1-2, peraltro di altissimo pregio, del Falconara, che prima con la solita Raffaela Patodalmaz, poi col fenomeno Tati da centrocampo, una perla, va in doppio vantaggio. Gara segnata e Montesilvano vittima sacrificale. Così pare, ma così non sarà. Gonzalo azzecca tutto, le sue ragazze crescono con gradualità e convinzione. Il Falconara perde smalto, incomprensibilmente. Accusa poi la fatica, forse di gara 2, molto più di quanto non succeda a un Montesilvano che, al contrario, estrae le unghie da tigre invincibile, chiude tutto i varchi a tal punto che la Sestaria avrà vita tranquilla, ma fino all'intervallo manca la gioia del gol, che pure viene spesso sfiorato e che arriverà nella ripresa. In poco più di 3 minuti sarà la vecchia generosissima guardia a dettare tempi, azioni e marcature. Non solo la straordinaria prestazione di sacrificio e di perfezione tattica di Bruna, ma anche le reti del duo intramontabile Guidotti d'Incecco, con in mezzo la prodezza della Sciascio, di nuovo in rete contro le marchigiane. Il resto della truppa solo da applausi scroscianti. Le locali ci proveranno fino alla sirena, tentando senza successo di arrivare almeno ai supplementari, cosa che non avverrà, perché la Coppa della Felicità aspetterà a braccia aperte un'altra squadra, il Montesilvano. E questa era la nostra ultima notizia. I servizi a breve saranno disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento alle ore 19. Grazie per averci scelto.